Tornata alla sfida in famiglia dei fratelli Mattia, partiamo da quello che ha vinto, quello anche più grande. Filippo, per te è una partita anche del ritorno dopo un infortunio, 3 mesi ai box, è coinciso anche con una vittoria molto importante per la corsa salvezza. Sì, siamo molto contenti, non ti nascondo un po' di emozione perché comunque dopo 3 mesi mi stavo allenando da un mese con la squadra, ho avuto un po' di problemi dopo l'infortunio e sono super contento per la prestazione, per la vittoria, perché comunque ci ha permesso di arrivare a 39 e manca veramente più poco. Flavio, una partita, come commentavamo anche con il mister, un po' strana, caratterizzata da vari episodi, sia ambientali, il gol loro sul rigore, però non avete reagito forse come avete abituato di solito. Ma credo che la sconfitta sia meritata. Ponte Valle Ceppi ha messo più cattiveria di noi, più agonismo di noi, e soprattutto in queste categorie chi mette più fame e più voglia spesso riesce a portare a casa l'intera posta. Questo ci deve servire da lezione per affrontare le ultime 4 partite nel migliore dei modi. Martedì ripartiamo subito per preparare la sfida col Sassuolo di Santa. Adesso a casa si litiga, Filippo 4 punti, Flavio No. 1, quest'anno l'ha vinta Filippo. Beh, sì, nel computo delle 2 partite forse all'andata meritavano qualcosina in più loro. Oggi è stata una partita, sì, una battaglia, un agonismo, un campo grande, un forte vento. Siamo stati bravi a procurarci il rigore e poi sinceramente abbiamo sofferto perché sapevamo di affrontare una squadra forte che palleggia, che ti può mettere in difficoltà in qualsiasi momento della partita. Abbiamo sofferto, però con le unghie e coi denti siamo riusciti a portare a casa 3 punti. Flavio, la corsa playoff è chiusa? Ma finché la matematica non ci condanna, ci proviamo. Però al di là dell'obiettivo che ci possiamo prefissare, quello che bisogna fare è onorare comunque sia un campionato e onorare il percorso che abbiamo iniziato in queste 15, ultime 15 partite da quando diciamo, è cambiato l'allenatore. Abbiamo iniziato un percorso, bisogna onorarlo, nel senso che bisogna finire nel migliore dei modi, anche perché è un dovere nei confronti di una società che ha investito e che non ci fa mancare nulla nel quotidiano e di uno staff tecnico che lavora H24 per noi. Però è un dovere soprattutto nei confronti nostri, della squadra, perché finire bene è importante e possiamo trovare beneficio per il proseguo.